Virginia Raggi è regina di Roma. Guardate che bella foto che c'è sul Corriere della Sera di ieri, lunedì 31 luglio 2017. Virginia Raggi, regina di Roma, guardate com'è bella magrolina. È meglio di una modella, guardate che bella che è Virginia Raggi, regina di Roma. Virginia Raggi se la deve vedere con una macchina burocratico-amministrativa, Senatus Populusque Romanus, di 40, 50, 60 mila persone, apparato burocratico-amministrativo, 40, 50, 60 mila persone che gestiscono Roma. E Virginia Raggi, regina di Roma, è la prima regina nella storia romana, se la deve vedere con tutti questi impiegati e dirigenti, capito? E i quali stavano tanto bene prima, quando anziché una regina c'erano i re, stavano tanto bene, e la regina è venuta un po' a disturbare, capito? È venuta a disturbare la regina, capito? È venuta a disturbare. E loro pensavano che, siccome è una donna, la mamma vuole bene ai bambini, è affettuosa la mamma, e invece no, è arrivata a disturbare, è arrivata Virginia, ha preso in mano, si dice, la ramazza, si è messa a ramazzare, si è messa a fare un po' di pulizia, si è messa a fare, sta sempre sui giornali, sulle televisioni, ma anche all'estero, Virginia Raggi, penso alle belle pentastellate come, che so, Paola Taverna, che so, Carla Ruocco, la Lombardi, ma ci sono tante belle pentastellate in Parlamento che si devono limitare a fare qualche comparsata nelle periferie romane, e invece Virginia Raggi, eccola qua, regina di Roma, brava regina, hai in mano la ramazza, usala bene, ci vuole una bella pulizia a Roma. La regina di Roma, la prima volta che c'è una regina a Roma, va bene cari amici? Per chi non lo sapesse, io sono questo qua, vedete? Questa è la mia storia della filosofia, un po' stoica e un po' cinica, e questo è il mio pamphlet, che nella sua bella traduzione in lingua inglese sta in tutto il mondo. Ok Virginia, sei tanto bella magrolina cara, sei meglio di una modella. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.